tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Oggi parliamo di libri lunghi, quindi superiori alle 500 pagine, ma belli e scorrevoli almeno per quanto riguarda il mio gusto. Se questo video non vi suona nuovo sul mio canale è perché ne ho girato uno identico l'anno scorso, lo trovate linkato giù in info box e qui appiccicato nelle schede, quindi consideriamo questo video come un aggiornamento al video dell'anno precedente. Fatemi sapere anche se volete un video sugli aggiornamenti per quanto riguarda le letture brevi, così lo metto in programma e lo giro molto molto volentieri nelle prossime settimane. Però adesso parliamo di mattonazzi belli, aspetto i vostri consigli giù nei commenti e quindi fatemi sapere se avete letto qualche libro cicciottello degno di nota nell'ultimo periodo e io vado a iniziare. Io direi di partire con il libro che ha dato l'idea per questo video, ovvero Lasciare andare di Philip Roth, prima prova di Roth. Come romanziere, Philip Roth parte dal presupposto che nella vita reale le persone sono fortemente interconnesse. Cosa vuol dire? Vuol dire che banalmente tutti siamo figli di, amici di, magari amanti di, fidanzati di, mogli, mariti di, eccetera. E Philip Roth cosa fa? Mostra queste interconnessioni in un libro di quasi 800 pagine attraverso la caratterizzazione dei personaggi e l'utilizzo del dialogo che andrà sempre più diradandosi nelle sue produzioni più mature. Infatti non vi consiglio La macchia umana che sto leggendo adesso o Pastorale americana, che pure sono, mi pare, sulle 500 pagine, perché non hanno, a mio parere, senza nulla togliere, ad esempio, a Pastorale americana, che è uno dei miei libri preferitissimi, ma non hanno la freschezza, la giovinezza anche, e la scorrevolezza di Lasciare andare. Lasciare andare è piacevolissimo da leggere, è per le connessioni tra i personaggi, perché sono i personaggi a creare la storia. E questo è un modo di fare letteratura che apprezzo. Cioè, secondo, a mio parere, questo è fare letteratura con la L maiuscola. Senza, ovviamente, nulla togliere a Pastorale americana, ci mancherebbe. Poi, Glamorama, di Bret Easton Ellis. Glamorama parla di un giovane modello, tale Victor Ward, che conduce una vita, in realtà neanche seguendo una dubbia morale, seguendo nessuna morale, seguendo i soldi, la fama e il successo. Tale inseguimento lo porterà in Europa. È un libro divertente, è un libro che sicuramente sta invecchiando, forse anche un pochino male a mio parere, però è il libro che ha dato il via al linguaggio cinematografico in letteratura. Cosa vuol dire? Vuol dire che Bret Easton Ellis in questo libro sente l'esigenza di trasmettere al lettore, di restituire al lettore delle immagini attraverso le sue parole. Poi il discorso nel libro si farà anche metacinematografico, utilizzando sempre un linguaggio cinematografico. E grazie all'utilizzo di questo linguaggio cinematografico il libro scorre, che è una meraviglia. Un libro che invece scorre un po' meno, però dovevo citarlo, ragazzi, dovevo, L'arcobaleno della gravità di Thomas Pynchon. Ora lo so che non è un libro propriamente scorrevole, cioè non lo è per nulla, sono, come vi ho detto nell'intro della recensione, che trovate sul mio canale, sono 1039 pagine di puro delirio e postmodernismo, cioè follia postmodernista pura questa. Siamo nella Germania della Seconda Guerra Mondiale, il soldato Tyrone Slothrop scopre di essere collegato, non vi dico in che modo, alla caduta dei razzi nazisti e cercherà nel corso del libro di rompere questo legame con i razzi. Ovviamente la trama non si esaurisce alla figura di Tyrone Slothrop, all'arco d'evoluzione del personaggio di Slothrop, assolutamente. È un libro parecchio frammentato, abbiamo una frammentazione di personaggi, quindi una moltitudine di personaggi, una frammentazione di argomenti che si legano tutti all'idea della Seconda Guerra Mondiale come punto di non ritorno per l'umanità e
veramente tantissimo, tantissimo altro. Io lo consiglio non tanto per la scorrevolezza, ma per la bellezza sì, per la bellezza sì. Per la scorrevolezza sinceramente non mi azzardo perché mi ridete in faccia e avete pure ragione, io ho impiegato una quindicina di giorni a leggerlo, non è stata una lettura propriamente scorrevole, ma è una lettura, uno, che ne vale la pena, a mio parere. E due, una lettura emozionante, cioè non è uno di quei libri antimilitaristi dalla satira talmente aspra che non ti fa affezionare ai personaggi e alle loro vicende. Tutto il contrario, a me questa banda qui manca da impazzire e quindi ve lo consiglio. Per questi motivi. Parlando di libri un po' più abbordabili, accessibili, meglio necessari, Furore di John Steinbeck. Per quei pochi che non sapessero di ciò che parla Furore di John Steinbeck, siamo in America nell'epoca della grande migrazione dei contadini verso la California per trovare condizioni di vita migliori. La California è presentata come la terra promessa. Anche qui, sì, e qui già soltanto dalla trama, dal riassunto della trama, si delinea il messaggio attualissimo. La narrazione è epica, ma è anche di inchiesta, cioè ha capitoli di pura narrazione che affondano sulle vicende della numerosa famiglia Joad, appunto si alternano capitoli di inchiesta in cui le voci dei migranti diventano un'unica potentissima voce che attraversa le pagine e gli anni e il messaggio arriva forte e chiaro. Sulla scia delle letture intense, Trilogia della frontiera di Cormac McCarthy, che io ho in un unico volume di 1040 pagine, questo qui appunto. Sono tre libri indipendenti che però vi consiglio di leggere nell'ordine in cui sono stati scritti, quindi Cavalli selvaggi, Oltre il confine e soltanto alla fine Città della pianura. In realtà Oltre il confine e cioè Cavalli selvaggi oltre il confine, quindi i primi due potete scegliere voi in che ordine leggerli, però già che ci siete, leggeteli nell'ordine in cui sono stati scritti e semplificatevi la vita, su via. Ciascun libro, ah, sono tutti ambientati in Texas, ciascun libro è una storia di formazione dolorosa, una storia di formazione simbolica, una storia di formazione dal gusto western. Per alleggerire un po', questi consigli, due romanzi di intrattenimento. Il primo, La quinta stagione di N.K. Jemisin, sì, lo so, conta 490 pagine, però su via, siamo più sulle 500 pagine che sulle 400. Dai, dai, va bene, dai. La quinta stagione di N.K. Jemisin è un romanzo di fantascienza appartenente all'afrofuturism che parla di disastri ambientali, affronta la questione di disastri ambientali. Secondo romanzo, stavo per dire di formazione, vabbè, secondo romanzo di intrattenimento, The Expanse, primo libro di The Expanse, Leviathan, il risveglio, Leviathan Wakes in originale per chi volesse leggerlo in lingua. C'è anche la serie TV che vi consiglio, non ho ancora finito di vederla, magari mi sbrigo così, vi posso confermare il consiglio. Leviathan Wakes, cioè il primo libro della serie di The Expanse, parla di una guerra all'interno del sistema solare tra la Terra, Marte e un pianeta al confine appunto del sistema solare. Ha questa trama fantascientifica, nello specifico space opera, si alterna una trama di stampo più thriller con un investigatore che deve indagare sulla scomparsa di una ragazza. Ora, sono romanzi carini, piacevoli, io ho delle riserve sulla trama per ciascuno dei due, però vi rimando ai video in cui ne parlo in modo più approfondito e trovate linkati giù in info box, così andiamo avanti più velocemente. Torniamo tristi con Manhattan Beach di Jennifer Egan, al quale io ho preferito di gran lunga Il tempo è un bastardo, geniale, mi è piaciuto tantissimo, non so se sia sulle 500 pagine, non mi ricordo, però ve lo consiglio comunque. Manhattan Beach invece è un romanzo tradizionalmente storico, o comunque dalla struttura più tradizionale. Per questo la scrittura di Jennifer Egan non mi è sembrata tanto libera quanto era in Il tempo è un bastardo. Ma comunque, al di là della mia opinione personale, Manhattan Beach è un romanzo godibile, che parla, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, a New York.
E si ispira, la sua protagonista si ispira alla figura della prima donna Palombaro, quindi un romanzo piacevole, più che piacevole in realtà, godibile e soprattutto di ispirazione per le vicende legate alla protagonista. Sempre in America facciamo un salto indietro di 20 anni. Compulsion di Meyer Levin, non fiction novel che affronta il caso Leopold Loeb. Due giovani studenti universitari danno la morte e assassinano un ragazzino di 13 anni o giù di lì nella Chicago degli anni 20, mi pare sia a Chicago. Comunque, sempre in America siamo. È un ritratto accurato della cultura americana degli anni 20, della società americana degli anni 20, ed è anche è un testo interessante per la prospettiva in cui Meyer Levin si pone, cioè quella psicologica. Quindi abbiamo affondi sull'introspezione dei personaggi e ampie riflessioni sulle neonate teorie psicanalitiche e psicologiche. Poi un consiglio di lettura, un po' così perché non ho ancora terminato di leggere questo libro, quindi confermerò o smentirò questo consiglio tra qualche giorno, vedremo, speriamo in bene, Le fantastiche avventure di Cavalier e Clay, Michael Chabon, premio Pulitzer dell'anno 2000. Le fantastiche avventure di Cavalier e Clay parla di questi due cugini, Joe Cavalier e Sammy Clay, che nella New York del 1939, quindi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, danno vita a un personaggio a fumetti, l'escapista, di grandissimo successo. È un romanzo per ora, sono a metà, sono al 50% di lettura, è un romanzo delizioso. Spassosissimo per tutti i riferimenti alla cultura pop fumettistica e anche perché si perculano malissimo i nazisti. E io adoro, adoro, adorissimo tutto ciò. Spero di confermarvi questo consiglio a breve. Intanto tenetelo lì. Dunque, ragazzi, questo è quanto. Aspetto i vostri consigli giù nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!